ospedale è all'ospedale Munaldi di Napoli da 4 mesi. Il suo cuore è malato, ne aspetta un altro. Il mio rammarico. Comunque niente, l'importante è che si vede, l'importante è che funziona e che la gente capisce che è un grande gesto. Comunque la cosa più bella per me di ieri è stato quello conoscere la mamma di Maria e sentirmi dire: mia figlia era una ragazza semplice e l'ha fatto col cuore. Ecco, questo ti posso dire, non ho altro da aggiungere perché signori si nasce. Colgo l'occasione per dirti che al 26, nella bellissima location di Spigno Saturnia, Villa Caribe, faremo un grandissimo evento dove presenteremo il trailer ufficiale del film e il libro della Casalese, l'Operazione Spartacus ufficiale. Grazie per la vostra fedeltà e per essere sempre così presenti e costanti sulla mia vita e sulla mia carriera. In compagnia del dottor Repore, dottore, stamattina è una giornata molto molto importante, si inaugura finalmente un reparto per i bambini, in modo particolare per bambini particolarmente disagiati. Il Bonaldi è stato sempre un'eccellenza in campo sanitario e dobbiamo parlare dei trapianti, soprattutto di cuore, che sono iniziati qua tanti e tanti anni fa con il professor Cutrufo e che è andato sempre più avanti. C'è stato un periodo di stasi per quanto riguarda il reparto dei trapianti per gli adolescenti, ma dovuto soprattutto a attività di carattere pratico. Poi dopo automaticamente oggi finalmente si sono riaperti tre veri reparti, anche questo. E noi insieme con l'associazione Donare Amore di Pina Pascarella e con dell'avvocato, con l'aiuto dell'avvocato Michele Campagnolo, che è stato il promotore di questa iniziativa, anche perché direttamente interessato, avendo avuto una figlia che ha avuto un trapianto di cuore e il filmato per propagandare la donazione di organi e tratta la vicenda della figlia, abbiamo fatto questo documento film che riguarda il trapianto di cuore nei confronti ed è tutto fatto da attori un po' in parte professionisti e in parte siamo gente volontari, e in effetti serve per propagandare, cioè la donazione degli organi, che oggi è uno dei problemi più importanti e soprattutto che riguarda il sud, perché nelle statistiche noi al sud siamo arretrati rispetto al nord nella donazione degli organi, un po' perché è una concezione un po' napoletana del sud di rimanere attaccati ai morti, al culto dei morti in particolare. Ma oggi le cose stanno cambiando e speriamo che cambieranno per il futuro. Grazie. Questa è una di quelle battaglie di cui vado fiera di averla combattuta al fianco dei genitori dei bambini trapiantati che mi hanno veramente coinvolto in questa vicenda che è fondamentale perché il centro trapianti pediatrico del Monaldi è sempre stato un riferimento non per la Campania ma per tutto il sud Italia, e invece da gennaio 2017 per tante criticità che si sono determinate è stata sospesa l'attività trapiantologica. Come Presidente della Commissione Trasparenza sono 2 anni che seguo questo tema, abbiamo fatto tantissime audizioni facendo emergere delle criticità molto gravi di livello organizzativo e assistenziale, abbiamo compulsato, siamo stati una spina nel fianco dell'amministrazione regionale e della direzione generale di questo presidio, oggi arriva un primo risultato. Il ministro Grillo, ci tengo a dire questa cosa, ha fatto la sua prima uscita istituzionale da ministro al centro trapianti pediatrico del Monaldi e da quel momento non ha più mollato neppure lei, ha inviato gli ispettori ministeriali e finalmente, dopo tanto lavoro insieme, si è arrivata all'autorizzazione da parte del Centro Nazionale Trapianti per lo sblocco, e quindi il nuovo riavvio dell'attività trapiantologica. Adesso tocca alla Regione dare nuovamente il via e ancora una volta noi li compulseremo e faremo fiato sul collo perché questo avvenga prima possibile.
Sì, io credo che sia davvero una giornata importante perché prima di tutto tutta l'azienda dei Colli riprende il suo ruolo che nei fatti non ha mai perso, ma che nell'immagine mediatica di questi anni era un po' ridotto. Riprende la sua centralità che merita tutta perché è l'azienda che ha la più elevata complessità e questo lo dimostrano i dati Agenas, non sono chiacchiere del direttore generale o del commissario straordinario. Quindi giornata importante e in tutto questo la ciliegina sulla torta è, oltre alla ristrutturazione di bellissimi reparti dedicati alle nostre discipline chirurgiche, la toracica e l'ORL, la ciliegina sulla torta è la riattivazione del centro pediatrico ufficiale da parte della regione che andrà in vigore nei prossimi giorni come fatto formale e la costruzione e l'apertura di un piccolo reparto dedicato ai pazienti adolescenti. Quindi il cerchio è chiuso, ci sono i posti letto per i trapianti adulti, i posti letto per gli adolescenti, i posti letto per i bambini di età da 0 a 10 anni.